Proverò quindi a fare una sintesi molto, molto, molto succinta, perché poi ti faremo avere così un overview di tutto ciò di cui abbiamo parlato, anche perché in questa sede abbiamo voluto mettere basi alla nostra analisi. Il titolo di questo Pietrarsa è La scelta del luogo, è un'indicazione di linea che noi intendiamo come comparto ferroviario, in particolare insieme a Confedra, la confederazione di cui siamo parte, che però si occupa di tutto l'ambito trasportistico, evidentemente dobbiamo indicare questa priorità di reinserire l'Italia in maniera molto attiva nelle dinamiche dei corridoi europei, corridoi che devono essere riscritti, rivisti, riesaminati con due anni di anticipo, aggiungiamo per fortuna, quindi abbiamo l'opportunità, nuova legislatura europea, nuovo momento politico per far sentire la nostra voce, anziché nel 2022 saranno riguardati nel 2020. Riteniamo che in questa fase l'Italia debba farsi sentire con molta più energia di quanto sia accaduto nel tempo passato, perché a causa, diciamo così, di trascuratezza, e voglio fermarmi qua perché non è questa la sede per fare della polemica, a causa di una grave trascuratezza di tipo politico, l'Italia non è stata presente, l'Italia ha perso il corridoio 8, che può essere invece può esserle restituito e che avrebbe connesso il nostro sud all'est Europa, e soprattutto ha disperatamente bisogno che i corridoi più orientali, in particolare l'Adriatico-Baltico e, se del caso, anche l'11, cioè quello della Via dell'Ambra, siano rafforzati in modo da ridare nuovo senso a quest'area dell'Adriatico. Dicevamo, hai incontrato poco fa il professor Pirro, autore di questo studio, dicevamo abbiamo messo basi a questo nostro ragionamento, basi numeriche, con un'analisi necessariamente succinta, ma già molto rivelatoria, dell'interesse anche industriale, anzi direi soprattutto industriale, di quest'area adriatica. La nostra tesi è sempre stata che per l'Italia, per il sistema italiano, è necessario rafforzare questo corridoio multimodale adriatico. Multimodale significa ovviamente non solo ferroviario, ma il punto debole è proprio quello ferroviario, perché si intuiva, e grazie a questo studio possiamo anche dimostrare, che può essere al servizio di tutto un sistema produttivo. Il trasporto, in particolare il trasporto ferroviario, è una parte proprio integrante del processo produttivo. Quindi siamo a Trieste, capo nel senso proprio di testa, punto verticale di tutta questa regione, una regione che in Italia presenta un tessuto produttivo molto interessante, ma che non è sufficientemente servita dal sistema delle infrastrutture. Quindi portare più ferro, razionalizzare l'uso del ferro sulla dorsale adriatica significa dare spinta e linfa vitale a questo tessuto produttivo che già così in una situazione di inefficienza contribuisce per il 14% al PIL nazionale. Figuriamoci cosa potrebbe spendere invece se le condizioni fossero efficienti. Secondo, guardiamo all'Europa, quindi inseriamo questa realtà virtuosa in dinamiche di corridoi europei che possono permettere alle nostre merci di raggiungere altri mercati, ma soprattutto di giocare al tavolo dove vengono prese le decisioni un ruolo rilevante, e terzo, allargando ulteriormente il nostro sguardo all'Eurasia di cui siamo, che ci piacciono a parte, e raccogliere le sfide che sono questa nuova apertura del mercato cinese e naturalmente la politica molto aggressiva, ma sfidante e quindi anche positiva, della Belt and Road Initiative per cui il governo precedente, per la verità, ma comunque sia il governo italiano, ha firmato nel marzo scorso l'adesione al memorandum. Questo è lo scenario all'interno del quale noi ci siamo voluti collocare, e questo è il titolo, il sottotitolo di questo nostro forum di Pietrarsa 4, cioè la sfida del mercato eurasiatico, il corridoio intermodale adriatico per il rilancio dell'industria. Questo abbiamo voluto consolidare lì, ma abbiamo anche scelto, come si dice, come c'è un payoff, insomma un motto, che sottolinea un altro aspetto, e su questo anche vorrei non soltanto portare la tua attenzione, ma porti un paio di questioni proprio come categoria, cioè green sustainable in multimodal. Green e sustainable sono due parole che forse potevamo mettere pure in italiano per dirla tutta, ma insomma le abbiamo messe in inglese perché ci sembrava più carino. Il tema vero qual è? È quello dei costi esterni del trasporto ferroviario. Il trasporto ferroviario, tutti gli studi concordemente affermano, è il più efficiente dal punto di vista della ricaduta ecologica e anche sociale. La sicurezza la garantisce la ferrovia molto più che la gomma, l'impatto ambientale altrettanto. Qual è la criticità? Ovviamente la soglia d'ingresso, perché per avere un'efficiente rete infrastrutturale ferroviaria sono necessari degli investimenti che invece viceversa la gomma non richiede, perché tra l'altro sono già stati fatti negli anni e quelle infrastrutture le abbiamo. Tuttavia è necessario rendersene coscienti, perché da questo punto di vista
vista, i costi dell'investimento nelle infrastrutture diventano, sono largamente assorbiti dai benefici diciamo, che ricadono sulla società. A questo punto voglio richiamare un passaggio dell'intervento di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, che abbiamo avuto il piacere di avere ospite, che ha concluso i nostri lavori del mattino, che ci ricordava come la priorità non sia tanto intraprendere nuovi investimenti, ma già saremmo contenti se si realizzassero quelli per cui i soldi sono già stati stanziati e tutte le azioni sono già state deliberate. Sarebbe un modo per incominciare. A questo possiamo aggiungere comunque un riconoscimento dell'ottimo lavoro che anche RFI sta facendo con la infrastrutturazione dei terminal distribuiti sul territorio. Ora, una tua recente dichiarazione parlava di portare la ferrovia in tutti i porti e in tutti gli aeroporti, e di questo ti siamo grati. Ci permettiamo di aggiungere una richiesta però a questo, sempre, come dire, a saldi costanti, cioè con la logica, o comunque sia a saldi poco alterati, nel senso una logica risparmiosa che permette di utilizzare micro investimenti ad alto impatto. Riteniamo sia molto importante portare la ferrovia dove c'è l'industria. Questo vuol dire riprendere una politica dei terminal industriali e una valorizzazione dei terminal inland, dei terminal su terraferma, anche di alcuni terminal minori, qualora vi sia un comparto industriale capace di portare merce e quindi traffico. Quindi non soltanto infrastrutturare dove il traffico c'è già, ma dove il traffico dovrebbe esserci. In questo modo si riorienta il mercato, si riorienta anche il sistema produttivo. Questa è una richiesta che in altri tempi ha portato a scelte opposte, cioè si è scelto di tagliarle queste connessioni per gli eccessivi costi che andavano sviluppando. Oggi le tecnologie ordinarie, neanche tanto avveniristiche, le tecnologie ordinarie permettono un sistema dei costi molto diverso da quello che era nel 1985-1990, quando cioè tutto questo è stato tagliato. Ti chiediamo di essere, noi ci sentiamo, ci facciamo parte dirigente su questo, ci sentiamo non solo portatori di questi interessi legittimi, ma ci mettiamo a disposizione del governo come parte esperta per poter concorrere a fornire un contributo di contenuto capace di portare a questa soluzione. L'altra questione che è insita nel virtuoso bilancio di costi esterni sviluppato dal traffico ferroviario, noi chiediamo che il tema dei costi esterni entri stabilmente fra i criteri sulla base dei quali si orientano le politiche di incentivo e di disincentivo. Chiediamo cioè che tra i molti parametri questo conti e non sia soltanto un elemento, come dire, di marketing, di ragionamento sulla virtuosità del trasporto ferroviario, ma proprio perché è virtuoso, allora ne consegue che qualora vi siano dei denari da investire in incentivo, vengano investiti preferibilmente in questa direzione piuttosto che in altra. Attraverso quali meccanismi? Attraverso una pluralità di meccanismi che possono andare, adesso dico una cosa che può essere un po' coraggiosa, che non vuole destabilizzare ciò che oggi è acquisito. Oggi c'è il ferrobonus, che per noi è molto importante che ci sia confermato e rifinanziato, e ti chiediamo di rassicurarci su questo punto. Ma siamo pronti a contribuire a una riflessione comune per andare oltre l'attuale ferrobonus, immaginando delle forme ancora più efficaci di incentivo che possano quindi tener conto di questa condizione virtuosa del trasporto ferroviario. Oggi ne abbiamo bisogno, oggi il sistema è centrato su questo tipo di incentivi, guardiamo anche oltre perché bisogna programmare per tempo la politica. La politica, diciamo, dei governi ha delle sue tempistiche, la politica della società ha delle tempistiche che devono prescindere da questa, dalla politica delle maggioranze, e quindi ti chiediamo di concorrere ad una programmazione che possa essere di medio e anche di lungo termine, altrimenti il nostro sistema ne soffrirebbe. Terzo ed ultimo, un tema che è stato necessariamente accantonato negli anni a causa di una gravissima tragedia che è quella in corsa a Viareggio ormai moltissimi anni fa, ma che a causa di quello e per, diciamo, venire incontro a un'esigenza di sicurezza che si è molto sentita, ha portato a una relativa sclerosi del sistema rispetto al tema del trasporto delle merci pericolose. In questo caso pochi correzioni del sistema
regolatori attualmente vigenti consentirebbero la liberazione di molto traffico su rotaia, sicuro, più sicuro del traffico su gomma per queste merci pericolose. Anche qua un approfondimento tecnico, noi siamo pronti, ci mettiamo a disposizione del Ministero per poter sviluppare un ragionamento su questo tema. Quindi questi sarebbero i temi. Poi non vuole essere, questa non sarà la sede per fare delle polemiche, ma un malessere, te lo confesso, ci attraversa e riguarda la Sfisa, il tema dell'Agenzia per la Sicurezza. Quell'agenzia è stata messa fortemente in discussione dalla riforma introdotta dal decreto Genova. Voleva essere fatto, voglio pensare, diciamo con buone intenzioni, cioè unificare, mettere insieme l'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria con quella per la sicurezza autostradale. Di fatto non ha generato i risultati attesi ad oggi, siamo in una situazione di paralisi che crea delle diseconomie profonde nel nostro sistema e che rischiano di mettere in discussione l'efficacia stessa del quarto pacchetto ferroviario. Quindi altra questione sulla quale chiediamo al Ministro un approfondimento. Allora, mi dispiace di aver dovuto fare con te questa parte. Mi sarebbe piaciuto condividere più diffusamente la parte propositiva e che ha voluto caratterizzare questo nostro forum di Pietralata, cioè guardare con occhio positivo in avanti, ma avendo l'opportunità di averti qui sarei omissiva, non farei la mia parte di presidente, quindi di rappresentante degli interessi di una parte importantissima del tessuto produttivo italiano se non ti facessi presente le criticità. Te le ho dovute riassumere in maniera estremamente succinta, ti chiedo una tua parola, che in questo caso è quella del Ministro della Repubblica, quindi per noi e per te, ma anche per noi molto impegnativa, ribadendoti il nostro impegno, la nostra disponibilità a ogni qualsiasi approfondimento tecnico, perché in ogni caso questa è una questione che ci attraversa tutti e che deve necessariamente travalicare gli schieramenti ideologici, perché questa partita gli italiani o la vincono tutti insieme o non la vincono per niente. Non è una partita nella quale siamo soli, attorno all'Italia c'è un mondo estremamente aggressivo e competitivo, la logistica, in particolare la logistica e il trasporto ferroviario, sono coscienti di essere un fattore chiave di competitività nazionale. Aiutaci ad esserlo per l'interesse di tutti. Grazie, credo che ci voglia un applauso per la Presidente, perché è stata molto collaborativa, efficace e sintetica, e immagino che questi siano stati gli argomenti di questa mattina, ma anche del lavoro preparatorio della giornata di oggi. Innanzitutto grazie, ho capito solo ora, mi sono resa conto solo ora, che la mia disponibilità pomeridiana ha di fatto modificato quella che era la vostra attività che avevate invece pianificato prima, nel senso che doveva concludersi tutto probabilmente con il pranzo, quindi sono un appendice finale, ma non riuscivo a raggiungere Trieste prima di quest'ora, quindi vi chiedo scusa se sottraiamo ancora un po' di tempo per una riflessione, perché ovviamente io non ho la presunzione dopo 48 giorni che faccio il ministro di avere tutte le risposte, anche se qualcuna ce l'ho, non ho la presunzione di avere le idee e la progettualità completamente definita, anche se qualcosa ovviamente ce l'ho, e ho anche, diciamo così, la predisposizione naturale all'ascolto e al confronto che mi nasce da una, diciamo così, cultura personale e politica che la Presidente ha conosciuto in questi anni, insomma, anche di amicizia, di confronto, soprattutto sulle questioni internazionali più che su quelle nazionali. Però io credo che ci siano alcune cose che dopo 48 giorni sono già molto chiare su questa partita del ferro, e sono intanto le premesse sulle quali noi possiamo costruire un rapporto di progettualità per questo Paese un pochettino più solido rispetto magari ad altri momenti politici, ad altre fasi politiche, ad altre fasi istituzionali, perché l'investimento sulla sostenibilità ambientale e sociale è un investimento prioritario, cioè è la chiave di lettura di tutte le politiche di questo governo, è la chiave di lettura anche delle cose sulle quali siamo più criticati in queste ore e in questi giorni, che sono dentro alla manovra, che sono dentro al decreto fiscale, quindi diciamo ai provvedimenti economici che stanno per essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale. E quindi il primo punto che io vorrei fissare con voi, che è un punto di partenza non banale secondo me per quello che è successo in questi anni, non scontato, è che l'investimento sul ferro è un investimento vero
rispetto al quale non si potrà tornare indietro, nemmeno chi dovesse avere idee diverse non potrà tornare indietro, perché noi nel tempo che ci sarà dato faremo di tutto per trasformarlo in un investimento irreversibile, si può usare questo aggettivo così forte e così sostanziale, per ragioni ovviamente di visione di questa società, di visione dell'industria italiana, di visione del futuro del paese, ma anche e soprattutto per quella per l'idea che noi abbiamo del ruolo del paese nell'Europa e nel mondo, nell'Europa e nel mondo. Io vi devo dire che sono rimasta un po', adesso immagino che ci siano ancora i giornalisti, però lo dico con anche grande simpatia e dimostrando che forse sono un po' provinciale, no, in questo, anzi lo sono certamente, perché poi la sono una provinciale, quindi. Ma sono rimasta molto colpita dal fatto che la discussione pubblica sulle questioni che riguardano le infrastrutture del nostro paese è sempre concentrata su due o tre grandi opere che hanno avuto problemi, in alcuni casi pluriennali, cioè che arrivano da anni di problematicità, e c'è una certa sottovalutazione invece di una pluralità di opere, magari di dimensioni anche inferiori, che sono assolutamente determinanti per rispondere per esempio ai bisogni delle imprese e di alcune aree molto industrializzate, di alcune aree che aspirerebbero a potenziarsi sul piano industriale e che grazie a un potenziamento delle infrastrutture avrebbero qualche motivo, diciamo così, competitivo in più per attrarre investimenti e per riuscire a realizzare questi progetti di investimento. Lo dico perché l'altro giorno, visto che sono una città di porto e che porto, ho convocato per la prima volta da quando sono ministro la conferenza dei presidenti delle autorità portuali e ho confidato ai presidenti quanto per esempio tutta la discussione sul ruolo dei porti in Italia, che comunque coprono i due terzi delle nostre coste, non mi ha mai fatto una domanda nessuno su questo, forse soltanto quando inevitabilmente si è parlato specificamente di un porto, no? Ecco, io credo che invece accendere i riflettori della discussione pubblica su due questioni delle infrastrutture, quello che diceva il presidente Boccia stamattina, e cioè tutti ci chiedono quanti soldi in più mettiamo su questo, su quest'altro, su quest'altro, su quest'altro ancora. Io da ministro dentro al mio ministero chiedo ogni giorno quanti soldi abbiamo speso di quelli che qualcun altro aveva messo prima del mio arrivo, no? Perché se quei soldi vengono spesi c'è una ricaduta a terra, c'è una ricaduta sull'economia, ci sono delle conseguenze, ci sono delle opere che si realizzano e anche le persone vedono che quella cosa accade e non è una cosa solo raccontata, annunciata, come si dice, no? nel gergo più politico. La seconda questione, la ricaduta vera, la spesa vera. La seconda questione, la discussione su il potenziale del trasporto merci in Italia, che da donna che viene da una città provinciale dove c'è un nodo logistico molto importante, dove ci sarà certo in corso anche un investimento molto importante, vedo che è abbastanza sotto traccia come discussione a livello nazionale, perché credo che ovviamente inevitabilmente lo straordinario risultato raggiunto sul traffico passeggeri su ferro, legato all'alta velocità, legato alla necessità di infrastrutturare di alta velocità un pezzo del paese che è il sud, eccetera eccetera, determina che lì siano tutti molto concentrati su quel fronte e soprattutto, ma noi nel momento in cui facciamo le infrastrutture del ferro anche al sud, potenziamo quelle, raddoppiamo le linee, noi le facciamo anche perché quelle determinano un effetto economico non solo legato alla qualità della vita dei passeggeri che potranno viaggiare più velocemente e meglio, ma determinano un effetto di opportunità e di possibilità sul traffico merci. Ovunque, io per esempio non ho avuto una domanda su questo tema in 48 giorni, non solo dalla parte dei giornali, ma nemmeno da colleghi, non ho ricevuto una domanda su questo tema, no? E per una che invece ce l'ha in casa, questa questione, perché io ci sono cresciuta a fianco, diciamo così, no? Del mio polo logistico piacentino, mi stupisce perché invece questa è una grande opportunità. Io lo dico perché guardate che le grandi questioni del paese non devono rimanere confinate nelle discussioni tra tecnici, perché
altrimenti passa l'idea che sono le elite che prendono delle decisioni strategiche per la pluralità dei soggetti imprenditoriali o delle lavoratrici e dei lavoratori, che poi queste decisioni, diciamo, tra virgolette, le subiscono. Invece queste, siccome sono decisioni strategiche, hanno bisogno di un altissimo livello di condivisione e quindi di una discussione pubblica molto potente. E credo che in questo città come Trieste possano giocare un ruolo nazionale per riproporre l'attenzione su questa vicenda. La ferrovia e i luoghi dell'industria, io credo che sotto questo punto di vista ci possano essere delle opportunità, io credo che possiamo impegnarci a vedere dove e come e in quali condizioni sia possibile ritornare ad investire in una modalità che effettivamente in passato anche, è stata anche particolarmente utile per il potenziamento e il rafforzamento di alcuni grandi poli industriali. Credo però che ovviamente ci sia un tema di massa critica attorno ad una scelta di questo tipo, perché noi poi tutte queste merci le dobbiamo far entrare su una, diciamo così, su una rete che porta e che ha tanti ingressi, e quindi c'è un tema di progettualità nazionale con una scelta che non può essere altro che nazionale per la valorizzazione di eventuali ripristini di questo tipo o potenziamenti di questo tipo. La dico meglio, noi non possiamo immaginare di aprire un percorso di discussione tra di noi sulla riapertura dei corridoi, delle ferrovie dentro i poli industriali, se questa diventa una questione per cui ogni singolo comune o ogni singola città che ha qualcuna di queste presenze ritiene di averne il diritto, di averne il titolo, o si sta dentro ad un quadro di investimento nazionale con dei criteri che ahimè non possono essere, tra virgolette, scusate, localistici. Non lo dico perché ho qualcosa contro il localismo, ma lo dico perché l'investimento di ingresso, anche se in questo caso essendoci già un pezzo di infrastruttura è più basso, ma comunque continua a rimanere, anche la riattivazione continua a rimanere un investimento molto importante, e il meccanismo organizzativo ne determina poi una complessità tale per cui questo io credo che non sia un'accessibilità che non si può dare per scontata comunque, ma c'è una disponibilità a lavorarci. Per quel che riguarda il ferrobonus, vi tranquillizzo assolutamente rispetto, diciamo, sia quando usciranno dunque appunto i due provvedimenti economici, la legge di bilancio e il decreto fiscale ripreso e rifinanziato nella legge di bilancio, e biennalmente con 58 milioni biennale. Adesso vediamo di provare a forzare un pochettino la mano da qui alla fine dell'anno sulla pluriennalità per riuscire ad arrivare ai limiti, che al massimo che ci è stato imposto. Ecco, volevo aprire una parentesi su una sfisa, perché sono contento che tu me l'abbia chiesto. Allora, io ovviamente faccio parte di un partito che nei 15 mesi, 14 mesi precedenti a questo governo ha votato, diciamo, non è che votava tanto a favore, diciamo, delle iniziative del governo precedente, perché stava in opposizione. Sul decreto Genova il mio partito ovviamente ha dato invece un contributo importante. Questo tema dell'esigenza della sicurezza e della riorganizzazione di un'agenzia della sicurezza che ricomprendesse quella ferroviaria con quella stradale è un'esigenza che si è generata in un momento che sul piano emotivo ovviamente aveva una complessità importante, ma che comunque, secondo me, ve lo dico perché l'ha fatto il mio predecessore e io sono anche contenta quando posso valorizzare le cose che sono state fatte prima di me. Io credo che quell'attenzione sul tema della sicurezza sia determinante per il futuro di questo paese, ve lo dico perché cominciamo ad avere tutti i risultati, tutte le mappature, tutti i dati su tutto il sistema viario del paese, e oggettivamente quello è un tema sul quale noi dobbiamo cambiare approccio pubblico e privato. Pubblico e privato, perché non è un investimento che è rinviabile. Segnare un problema non è una cosa che puoi decidere di fare due giorni dopo, la devi fare subito, ok? Allora, io credo che però, proprio per l'emotività di una scelta giusta, ma di quel momento, in termini legislativi, questa cosa sia uscita un po', diciamo così,
complicato con alcuni problemi attuativi. A che punto siamo? Siamo al punto che lo statuto è stato approvato e ci è stato rinviato la scorsa settimana. Sì, adesso per me i giorni sono tutti uguali, credo comunque la scorsa settimana, 10 giorni fa, adesso vi chiedo scusa, ma è un periodo un po' intenso. Noi daremo quindi seguito all'organizzazione della SFISI, immaginando che ci siano due braccia operative, quello ferroviario e quello stradale, in modo tale che i risultati già raggiunti dall'agenzia di controllo sul fronte ferroviario non vengano, diciamo così, rallentati, non vengano meno, perché dall'altra parte dobbiamo invece fare, come si può dire, organizzare o approntare un più confacente, rapido ed efficiente modello organizzativo sul fronte stradale, sul fronte del rapporto con i concessionari, dove peraltro stiamo mettendo avanti anche con strumenti amministrativi tutta una serie di modelli di modifiche. Abbiamo mandato una lettera ai concessionari dove diciamo che non ci si potranno più essere i controlli fatti da società controllate al 100% interne, ma che ci si dovrà appoggiare a società terze per fare controlli di sicurezza. Diciamo, abbiamo incominciato anche dentro un quadro normativo abbastanza ampio a muoverci sul fronte amministrativo, perché io ritengo che quelli siano degli strumenti non discrezionali, ma di intervento su questioni che importanti che il ministro deve anche usare quando soprattutto c'è questa necessità. Faccio un'ultimissima riflessione e poi vi lascio in pace. Io sono convinta che questo tema del ruolo internazionale dell'Italia legato alle sue infrastrutture, ne ero convinta molto tempo prima di fare il ministro, ne ero già convinta quando andavo in Cina a lavorare all'inizio degli anni 2000, ne sono stata molto convinta quando sono stata sottosegretaria all'economia e mi sono occupata di dogane, e credo di aver incrociato qui qualcuno di voi anche in termini non sempre, diciamo così, di incontri di tranquillità, se la memoria non mi inganna, e credo che non mi inganni, e quindi ne sono convinta, per non solo perché il ruolo, diciamo così, che l'Italia può giocare nel commercio internazionale figlio di una serie di, è confermato da una serie di numeri che associazioni come la vostra, che Confindustria, che i grandi analisti del commercio, del mercato internazionale ci confermano tutti i giorni. Ma lo credo proprio perché poi l'esperienza ti conferma molto di più della lettura di qualunque analisi, diciamo, no? Di qualunque analisi numerica. Quando lo tocchi con mano, diciamo, sei molto più convinto e hai qualche argomento in più anche per sostenere questa cosa. Ora, io penso però che sul fronte internazionale, nei vari corridoi, parliamo qui da Trieste, quindi est-ovest, penso a tutto quello che è stato fatto in questi anni rispetto alla Cina, alcune cose molto buone, altre magari da migliorare, perché io ricordo che le prime volte che andavo in Cina ero solo come un cane, nel senso che sì che rappresentavo una grande azienda, ma non c'era mica verso di trovare qualcuno che mi desse la mano, no? Per entrare in meccanismi che anche sul piano culturale, te lo sai benissimo, no? Sono molto diversi. All'epoca poi sapete, eravamo nel 2004, nel 2005, nel 2006, e quindi noi alcune cose le stiamo facendo molto bene. Parliamo di mercati extraeuropei, ovviamente, non stiamo parlando, diciamo così, della nostra casa comune europea. Credo che però noi sul fronte dell'infrastruttura a servizio di un progetto, di un ruolo di primo piano da parte dell'Italia nel mondo di questo tipo, abbiamo un deficit che è certamente quello attuativo, operativo, che diceva Boccia, cioè abbiamo pensato delle infrastrutture fantastiche e meravigliose, ma non le realizziamo mai perché tutti quei soldi che ci abbiamo investito non arrivano mai a terra, e questo va bene. Io credo che noi abbiamo un po' un deficit di priorità. Noi abbiamo un po' un deficit di priorità perché la nostra discussione sconta sempre il fatto che dobbiamo fare tutto, e noi invece in priorità non faremo tutto, perché è un paese che non è nelle condizioni di farlo, ma in generale non è possibile farlo. Allora, la novità vera, che è anche la ragione per la quale ho voluto così pervicacemente essere qui oggi, che motiva
una mia presenza sul piano tecnico non ha dato nessun tipo di contributo, me ne rendo conto, se non la conferma del ferro bonus o forse un ragionamento sulla spesa. È per dire che la novità della priorità della politica, delle istituzioni sugli investimenti strategici di questo paese adesso c'è. C'è, poi potrà essere messa in discussione, ma la priorità è il ferro. Poi so che continuerò a ricevere delle domande su altre questioni e che saranno molto più interessanti, molto più intriganti e animeranno molto di più, diciamo così, le polemiche pubbliche, ma la mia presenza qui è per dire che è una scelta strategica a monte di questo governo ed è stata e dovrà essere attuata dalla persona che avete qui con voi oggi, ma da tutta una serie di soggetti pubblici e privati, anche altri che sono qui oggi, da tutta una serie di soggetti pubblici e privati che sanno che il mandato oggi sul piano infrastrutturale per questo paese è quello e che su questo tema di priorità, che ricordatevi non è banale quando hai un paese da infrastrutturare che è molto molto lungo, questa questione della priorità per il tempo che ci sarà dato non sarà messa in discussione. Io vi ringrazio moltissimo. Provo a riassumere per il mio block notes. Allora, abbiamo avuto due buone notizie e mezzo e un investitore. Le due buone notizie e mezzo sono che viene confermato il ferro bonus con un significativo valore economico. L'altra buona notizia è che allora sì, si parte con un ragionamento serio sull'infrastrutturazione dei siti industriali e questo credo è importante perché significa anche rompere un tabù. Poi siamo consapevoli che la strada potrà essere soltanto un progresso, non si può avere tutto subito, ma è molto importante questo. L'altra mezza buona notizia è che tu sei disponibile a un ragionamento sulla sfida. Magari diciamo che proviamo a essere cocciutamente ottimisti. Il comparto ferro è felice di poter dare un contributo di esperienza anche al comparto della sicurezza stradale. Sarebbe molto contento di poter tornare alla precedente efficienza, perché questo penalizza molto noi, ma siamo coscienti che penalizza il paese. Quindi noi la sicurezza ci teniamo, ci abbiamo sempre tenuto, l'abbiamo sempre fatta bene, abbiamo bisogno di tornare a farla bene. Quindi se sono due branch siamo contenti di aver aiutato a far nascere la seconda, ma adesso la ricreazione è finita, noi dobbiamo tornare a fare le cose come ci aspetta. E poi abbiamo appreso di essere diventati i nuovi migliori amici di questo esecutivo, quindi siamo molto felici di questa investitura. Tendiamo ad essere di ottima memoria, quindi questa cosa te la dovremmo ricordare per il tempo che mi è stato dato, ma quindi che a questo punto noi auguriamo lungo, però insomma sul piano tecnico poi tutto questo che adesso è un ottimo proposito del quale ancora una volta ti ringraziamo, ha bisogno di una sua definizione precisa, ritienici, lo dico ancora una volta, a disposizione. Con questo credo che noi siamo giunti al termine di questo nostro, come dire, ricca imbandigione del nostro forum di Pietrarsa 4. Mi spiace solo una cosa, che la ministra non ha potuto godere il vero conduttore, la vera anima di questo Pietrarsa, che come anche nelle volte precedenti è stato l'ingegner Cantamessa, direttore generale della Fondazione. Sia insomma quello che abbiamo voluto fare prevalere in questo caso la sostanza, che era proprio per noi estremamente necessaria. Per cui ancora grazie, io ringrazio tutti i presenti, le autorità che hanno voluto essere con noi. Siamo anche consapevoli che quest'oggi a Trieste c'erano altri eventi importanti, quindi a maggior ragione grazie della vostra presenza qui. Grazie a tutti i partecipanti per la lunga strada che più o meno tutti quanti abbiamo fatto per arrivare a Trieste e che aggiunge un piccolo codicillo in fondo, una nota a margine di tutta questa lista della spesa che bisogna assolutamente migliorare l'infrastrutturazione ferroviaria per raggiungere Trieste anche con passeggeri.